al Marca Centro Sportivo di Cosenza con la seconda giornata Uniligue di Cosenza. Con Andrea Filice, capitano della Mambo FC, la prima partita non è andata molto bene, oggi avete perso nuovamente, ci spieghi cos'è che non è andato? Diciamo che tra compagni ancora non ci conoscevamo tanto, abbiamo giocato la seconda volta insomma che giocavamo insieme, poi comunque anche questa partita ci sono stati dei cambi diciamo un poco azzeccati, le posizioni non erano ben definite, non sono state ben definite dall'inizio, quindi abbiamo pagato caro questa disattenzione. Ho capito. Per la prossima edizione avete intenzione di cambiare qualcosa all'interno della squadra? Sì, diciamo che abbiamo trovato degli altri ragazzi molto interessati perché hanno visto insomma, che lo svolgimento di questo torneo è abbastanza buono, a livelli abbastanza elevati, e quindi credo che proprio ci riconfermeremo per la prossima edizione. Quindi avete intenzione di inserire dei nuovi giocatori? E invece a livello proprio di organizzazione all'interno tra di voi, cosa che pensate che va cambiato? Credo che le posizioni dovranno essere diciamo, più definite la prossima volta all'inizio, e quindi trovare gente di ruolo, gente che ha giocato con un po' più di esperienza per essere più competitivi. Capito, va bene, ti ringrazio. Grazie. Buona serata. Siamo sempre qui al Marca in compagnia di Emilio Scarcelli. Emilio, com'è andata questa partita? Allora, come prima cosa volevo ringraziare a nome della squadra l'organizzazione, perché ormai abbiamo giocato già due partite, tutto è andato per il meglio, gli arbitri sono ottimi, quindi complimenti veramente per l'organizzazione. E oggi è andata bene, abbiamo vinto questa partita importantissima perché adesso ci permette di giocarci tutto all'ultima giornata. Con una vittoria riusciremo ad arrivare ai quarti di finale, che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati prima del torneo. Bene, oggi avete vinto per la seconda volta, esatto? La prima volta era andata male. Cos'è che avete cambiato all'interno della squadra? In questa settimana ci siamo trovati e ci abbiamo giocato insieme perché avevamo assemblato la squadra in pochi giorni, quindi l'abbiamo provata in questa settimana e quindi abbiamo messo gli uomini nelle posizioni giuste, infatti stasera si è visto perché ci siamo trovati bene, specialmente in avanti. Ho capito, ascoltami. La terza giornata sarà quella definitiva. Cosa avete intenzione di fare per riuscire a vincere anche l'altra partita? Come si dice sempre, squadra che vince non si cambia, quindi la manteniamo in questo modo e speriamo di portare a casa i 3 punti alla qualificazione. Scusateci per questa breve interruzione, va bene, quindi spero che abbiate degli assi della manica per la finale. Grazie, una buona serata. Grazie.